Ci siamo? Ok, on air. On air. Ladies and gentlemen, sono con Gabriele Saltarelli. Quanti anni è Gabriele? Allora, mi chiamo Gabriele Saltarelli, ho 16 anni e vengo dalla provincia di Lodi. Ok, perfetto. E quando ci siamo conosciuti, mese più, mese meno? Ci siamo conosciuti a fine anno, fine 2019, inizio 2020. Tra l'altro dobbiamo salutare e ringraziare chi ci ha messo in contatto. Pino. Ok, Pino, per chi non ci conosce, chi è? Pino Cagnani è un amico dei miei genitori che conosco sin da quando ero piccolo e che è anche allenatore. Dato, esatto. Tra l'altro ringrazio Pino e ringrazio quegli allenatori che mi contattano anche in privato e che hanno a cuore le persone, i giocatori e cercano di capire un po' quello che stanno attraversando e dargli anche degli strumenti diversi per evolvere. Quindi un grazie a Pino e a tutti i coach. Grazie mille. Che hanno un cuore grande. Aio, veniamo a noi. A marzo è successo quello che è successo e purtroppo non abbiamo più potuto avere la possibilità di stare vicini fisicamente. E com'è stato questo periodo per te? È stato un periodo di evoluzione, nel senso che ho imparato a conoscere me stesso, soprattutto tenendomi strettamente in contatto con Angelo, ovviamente non fisicamente, ma tramite Skype. Cos'è che hai compreso un pochettino di te? Senza entrare nel merito, questo lo dico un po' a tutti gli ospiti, perché ci sono alcune cose che è chiaro custodire, proteggere, tenere riservate. Cos'è che hai un po' esplorato, compreso di te? Fidarmi di più di ciò che provo, indipendentemente dal giudizio delle altre persone. Come ben sai, nell'approccio un po' nel metodo, questo lo diciamo anche a chi ci ascolta, magari se vuoi dire qualcosa, perché magari le persone pensano che basti la forza di volontà per cambiare, ma invece hai potuto sperimentare dei blocchi o degli impedimenti, no? Quindi in quattro parole, in due minuti, come hai avuto modo di giostrare le tue emozioni? Allora, molto spesso mi capitava di adattarmi ad uno schema emotivo vecchio per non sentirmi in colpa, nel senso che cambiando molte volte avevo dei sensi di colpa e tentavo di ritornare ad uno schema precedente, e questo mi portava ad essere demotivato e triste. E un bel respiro, l'emozione è tanta, sì. E questo lo diciamo a tutti, nel senso che non c'è un giusto o uno sbagliato. A volte uno tradisce se stesso per soddisfare dei bisogni più grandi, o ci sono dei condizionamenti profondi, sotto forma di memorie registrate, di emozioni che ci portano a fare delle cose. Sul campo, dov'è che osservavi questi condizionamenti? Prima di fare scelte, prima di fare un tiro, un passaggio, o prima di confrontarmi con i miei compagni durante la partita, pensavo sempre a cosa sarebbe potuto accadere dopo, a che sbagli avrei potuto fare, ma non mi concentravo sul presente. Esatto. E ci sono alcune persone che gestiscono alcuni traumi o alcuni nuclei di dolore in modo particolare. Questo lo diciamo, penso che possa essere utile. Sì. Gabriele è arrivato in una situazione proprio di scarsa energia, quindi come se non avesse più risorse interne, carburante per andare avanti, quindi molto molto stanco. Quindi è chiaro che spesso uno dice sì, sono stanco perché mi alleno tanto, sono stanco perché ne dormo poco, sono stanco perché mangio in un certo modo. In realtà quando l'attenzione continua ad essere su alcuni pensieri, a volte non si ha energia. E questo è una prima cosa che vogliamo condividere con chi ci ascolta. L'altro elemento è che spesso una persona un po' si nasconde, vediamo se riusciamo a spiegarlo in modo semplice, anziché continuando a fare cose, a non fare cose. Quindi è un sistema... Chiudersi in se stesso. Cosa hai detto? Chiudersi in se stesso, non confrontarsi con gli altri, avendo paura anche di sbagliare, di dire cose sbagliate, di fare azioni a cui gli altri non possono gradire. Sì, qui è il sistema di difesa il sistema di difesa che viene attivato è legato al sistema nervoso parasimpatico, che ha questa funzione di difenderci passivamente. Quindi ci sono alcune persone che magari sono iperattive, sono sempre incazzose, arrabbiose. Quando c'è un'autosregolazione tra il sistema nervoso simpatico e parasimpatico, alcune persone, ok, stanno lì, incominciano ad aver voglia di far niente, ad avere poca energia. Quindi siamo andati un po' a vedere quello che c'era sotto.
e il cuore si è aperto Sì. e ringrazio anche Graziano e Barbara per essersi messi in gioco. Come ti senti oggi? Oggi mi sento più motivato di prima, ho più voglia di aprirmi con gli altri, di fare attività fisica, non che prima non lo avessi, ma sono molto più motivato. Se davanti a noi ci fosse la tua squadra, oppure se tu fossi in una classe, Ok. oppure cosa che capiterà, sappilo, ti inviterò magari a un convegno, che cos'è che vorresti dire agli allenatori, ai tuoi coetanei e agli allenatori? Un messaggio di Allenatori e ai coetanei? allenatori, coetanei, genitori. Ok, allora ai genitori di appoggiare sempre le scelte dei figli e di non spaventarsi per cambiamenti emotivi improvvisi. Ai miei coetanei invece una cosa che sento maggiormente è di non spaventarsi del giudizio delle altre persone, non cambiare per gli altri, ma rimanere sempre fedeli a se stessi, a ciò che si pensa, comunque accettando i consigli. E per gli allenatori invece di molte volte capire le esigenze del ragazzo. Perché ci sono ragazzi che magari hanno più bisogno di un certo atteggiamento dell'allenatore più pacato ed altri invece che devono essere motivati diversamente per non cedere. Certo. Quanto secondo te i tuoi coetanei hanno paura o vergogna a chiedere aiuto? In una Molto. scala da 0 a 10, dove 10 è 8. tanto. Ho Ok. dall'8 al 10 perché hanno paura di ciò che le altre persone possono pensare di loro. E noi siamo anche qui per lanciare questo messaggio. Tu ci metti la faccia, questo ti fa davvero un grande onore, diventi un testimonial, diciamo così, molto, molto vero, molto, molto autentico. E io ti ringrazio. Grazie anche a te, Angelo. Ti ringrazio per ciò che sei, per tutto ciò che hai portato anche durante le sessioni. E adesso io mi cambio, lui si cambia Uno contro uno. e facciamo questo uno contro uno. Speriamo di cavarmela. Che schiaccioli indietro. Ciao a tutti, Ciao, grazie. ciao.